Salve, sono Maurizio Giuntoni, sono laureato in ingegneria e mi occupo da circa 30 anni di ecologia, di inquinamento ambientale e di problematiche connesse. Faccio parte del Movimento 5 Stelle e sto dando una mano per dare il mio contributo in relazione alle battaglie che stanno facendo sul territorio. Oggi sono qui perché voglio parlarvi dell'incendio che c'è stato lunedì verso le 5 della mattina al CERMEC, all'ex impianto RR, che era stato, come sapete, messo sotto sequestro a seguito di un dissesto finanziario che ha coinvolto il comune di Carrara, il comune di Massa e la provincia di Massa Carrara. Per fare chiarezza occorre forse spiegare un attimino di che cosa stiamo parlando. Noi stiamo parlando di un incendio provocato la combustione di materiale combustibile, in questo caso prevalentemente materiale plastico, che era stoccato all'interno di questi impianti della ditta RR. Questo incendio ha coinvolto, sempre a detta dei comunicati ufficiali, anche una parte soprastante dell'impianto dove erano ubicati dei biofiltri, all'interno del quale sono riportati dei materiali di origine organica, in genere o turba granulare oppure del cippato di legno, che opportunamente umidificato allo scopo di assorbire e abbattere gli odori che derivano dai processi di trattamento dei rifiuti. Stiamo parlando ovviamente di una delle principali preoccupazioni che c'è nel caso in cui divampino degli incendi, cioè quella che si liberano delle sostanze nocive anche in concentrazioni molto basse. E quindi stiamo parlando di diossine, di furani e di PCB. Queste sostanze si producono quando degli IPA, cioè degli idrocarburi policiclici aromatici, la semplice fuligine carboniosa si lega a degli atomi liberi di altre sostanze che nel caso delle diossine sono cloro. Infatti le diossine sono anche chiamate composti organoclorurati, cioè dei composti dove gli IPA, cioè gli idrocarburi policiclici aromatici, quindi la fuligine, va a legarsi con il cloro. Le diossine sono nocive per la salute e per l'ambiente, quindi entrando nel ciclo alimentare, sia per via della respirazione, sia attraverso l'acqua che beviamo, sia attraverso gli alimenti che possiamo consumare, si fissa all'interno dell'organismo provocando degli effetti deleteri che sono non tanto delle intossicazioni, ma degli effetti di progressivo predisposizione, aumento della predisposizione per l'organismo alla contrazione di malattie gravi, fra cui anche il tumore. In un fenomeno di combustione non controllata, c'è la forte probabilità, se non la certezza, che si formino queste sostanze, quindi i furani, i PCB e le diossine. Ci sono vari tipi di diossine, c'è la 1,2, la 1,4 che sono diossine normali, quella più riconosciuta, più pericolosa per la salute umana è la 2,3,7,8, cioè quella dove praticamente gli atomi di cloro vanno ad assumere una posizione determinata nella catena. E questo tipo di diossina è quella che purtroppo fu rilevata a Seveso e quella che è stata rilevata anche in percentuali non trascurabili durante l'incidente della Farmoplant, ed è la diossina che purtroppo è certo che provochi gli effetti più devastanti, non nell'immediato, ma nel corso degli anni, sulle popolazioni che l'hanno assunto, che sono state esposte a questa sostanza. Questo per dire che durante gli incidenti di cui stiamo parlando vi erano tutte le condizioni perché questo avvenisse, e l'ARPAC conferma che infatti è avvenuto, cioè che le diossine si sono sprigionate sia sull'aria, sia sul fogliame che nell'acqua. In dosaggi, quindi in concentrazioni che sono sicuramente al di sotto dei valori limite di concentrazione
o di legge o consigliati dalle norme europee come valori di attenzione che non devono essere superati per provocare appunto rischi per la salute. L'incendio c'è stato lunedì alle 5, è stato domato alle 9. A mezzogiorno c'è stato il primo comunicato del prefetto, il quale ha detto la situazione è sotto controllo, non vi sono rischi per la salute e per l'ambiente delle persone. Le analisi sono state pubblicate oggi, che è venerdì, non sappiamo bene a quali periodi si fanno riferimento, ma di fatto non c'era la possibilità di poter dire con certezza che non vi era rischio per la salute e per la popolazione. E questo invece è stato detto, non solo, ma essendo l'incidente avvenuto in un'azienda che comunque rientra fra quelle che sono sottoposte a valutazione di impatto ambientale, oltre che ad altre normative, l'azienda avrebbe dovuto provvedere non solo ad avvertire l'autorità competente, quindi la prefettura e i sindaci, ma anche la protezione civile. E soprattutto mettere in atto, in attesa che la procedura civile si muovesse, un primo diciamo informazione alla popolazione attraverso una divulgazione non soltanto per via telefonica, ma anche dal vivo, cioè quindi prendere un'automobile e incominciare a girare per le zone limitrofe, avvertire i cittadini circostanti che poteva esserci un rischio per la loro salute e provvedere che questi cittadini con una certa, diciamo, organizzazione si precauzionalmente si allontanassero da quella zona. In quel momento sono dati rilevabili su internet da un sito che monitorizza la situazione meteorologica dei nostri due comuni di Massa e di Carrara. Il vento soffiava in direzione est-sud-est, quindi, vista l'ubicazione del cerme, che il vento soffiava in direzione Marina di Massa e direzione Ronchi, per cui probabilmente le zone di ricaduta dei fumi derivanti dalla combustione non sono da ricercare soltanto nelle zone circostanti al luogo dell'incendio, quindi nella zona industriale posta fra Massa e Carrara, ma anche più in là, visto e considerato che il vento da internet aveva alle 5 e mezzo del mattino una velocità di 5,5 metri al secondo, il che significa che praticamente in 10 secondi faceva 55 metri, in 100 secondi faceva 550 metri, quindi visto e considerato che ci sono delle fotografie che dimostrano che la colonna di fumo è sicuramente si è estesa per diversi chilometri, le zone di ricaduta non necessariamente sono nell'intorno dell'acqua. Terza questione riguarda appunto quello che dicevo in merito ai dati. I dati sarebbero tranquillizzanti, però i dati non sappiamo a quali campioni fanno riferimento. L'ARPAT nella sua relazione pubblicata appunto oggi dice che i campioni prelevati di aria, l'1, il 2 e il 3, sono dei campioni dove la concentrazione di diossina, di PCB e di IPA tende a diminuire, a dimostrazione che terminato l'incendio il fenomeno è regresso, però se noi non sappiamo i campioni quando sono stati prelevati, se sono stati prelevati tempestivamente durante l'incendio o comunque in che parte dell'incendio, della durata dell'incendio che è durato 4 ore, quindi se sono stati prelevati alle 6, alle 7, alle 8, alle 9, insomma quando già erano in essere le operazioni di spegnimento e in che periodo poi sono stati effettuati i successivi campionamenti, perché come sicuramente dimostrare la diossina è pericoloso per piccole concentrazioni, quindi stiamo parlando di picogrammi, che è la biliardesima parte del grammo o la miliardesima parte del milligrammo, e i nanogrammi che è la miliardesima parte del grammo, quindi quantità molto piccole, e la diossina come i PCB si forma appunto alle temperature fra 450 e 250 gradi, e quando
la fuliggine a cui è attaccata si raffredda, quindi al di sotto dei 100 gradi si condensa sotto forma di polvere, quindi va a depositarsi dove vi è la ricaduta, cioè laddove il vento e la forza fluidomotrice del calore la spinta, dopodiché casca e va a depositarsi su una certa area. E quindi in sostanza l'ARPAT ci dice dove ha fatto questi campionamenti, quale criterio ha utilizzato, perché non è stato individuato un piano delle ricadute o non è stato pubblicizzato, se è stato individuato, perché sono stati prelevati solo 3 campioni di aria e non per esempio i 100, i 150 che furono prelevati durante l'incendio della Farnopla, e perché hanno prelevato soltanto alcuni campioni di foglie di acqua in prossimità dell'impianto del CERN, quindi nell'Avello e nelle zone circostanti, e non hanno provveduto, non hanno programmato di fare dei campionamenti anche in mare o anche negli orti che possono essere a campione individuati nella zona appunto che va da via Dorsale fino alla costa, quindi appunto Marina di Massa, Ronchi, Cinquale, eccetera, eccetera. Queste sono domande doverose. Quindi la conclusione è: la popolazione in sostanza non è in grado, con quello che dicono le fonti ufficiali, di sapere se deve temere o non temere la propria comunità. Voglio aggiungere anche un altro dato, che però viene in tutti questi casi sempre disatteso. La nostra provincia, sapete, è una delle province che ha uno dei più alti tassi di tumori a livello italiano, ed è sicuramente quella che detiene il triste primato nella nostra regione, la regione Toscana. Purtroppo nella strada dove abito io ci sono state negli ultimi 10 anni 11 donne che sono state sottoposte a trattamenti per questo tipo di malattie, e una di esse è anche deceduta ed era anche abbastanza giovane. Quindi sulla salute non bisogna scherzare, e quindi anche la politica dovrebbe attrezzarsi, perché al di là di quelli che possono essere interessi economici ed occupazionali, su cui ovviamente non mi voglio pronunciare perché non è il mio ambito, il mio compito, però la salute dei cittadini è una cosa preziosa e importante. Grazie.